Fish Experience torna per il terzo anno a Mola di Bari da giovedì 28 luglio a domenica 31 luglio. L'evento promosso dal GAL Sud-Est Barese, tappa di un percorso per lo sviluppo costiero del Sud-Est Barese. Oggi a Bari, nella sede della città metropolitana, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Una 4 giorni di eventi, talk show, laboratori, convegni, in cui si proverà a discutere, è stato detto in conferenza stampa, con gli attori dello sviluppo locale di opportunità e problematiche riguardanti il mare. Il programma prevede inoltre laboratori per bambini e ragazzi, mostre artistiche, contest fotografici, attività di smoke killing, uscite in barca e talk show sui temi della gastronomia tipica a base di pesce. Un'iniziativa che vede il comune di Mola di Bari ed il GAL Sud-Est Barese impegnati per il terzo anno consecutivo nel celebrare la Puglia del mare grazie ai colori e ai sapori di uno dei borghi marinari d'eccellenza. Alla conferenza stampa erano presenti l'assessore regionale all'agricoltura e pesca Donato Pentasuglia, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna, il componente del consiglio di amministrazione del GAL Sud-Est Barese Luigi Rizzo e il vice sindaco di Mola di Bari. Ma è un'esperienza importante e soprattutto mette in evidenza un prodotto di altissima qualità, c'è un rilancio sulle attività del mare e a tutela dello stesso mare e dei nostri prodotti, e proprio le comunità rivierasche su questo stanno impostando. Mola sta facendo un grande lavoro, il GAL sta riproponendo un'azione forte di rilancio dell'identità territoriale e questo ha il supporto della regione perché rientra nelle strategie che abbiamo messo da subito in campo per valorizzare e tutelare le nostre produzioni di qualità. Inoltre si è unito anche alla Sagra del Polpo, quindi un evento anche molto importante. Certo, il tema è proprio questo connubio tra mare e terra, tra mare ed entroterra e tutte le qualità dei nostri prodotti della filiera agroalimentare, diciamo che sono un combinato disposto di azioni, di profumi, di emozioni, di sapori, ma anche di saperi per le nostre antiche tradizioni che, come vedete, sono molto apprezzate dal nostro sistema enogastronomico e turistico. Grazie mille, assessore. Sindaco, è ritornato per il terzo anno l'evento più importante per quanto riguarda lo sviluppo costiero della pesca, Fish Experience, quindi lo vogliamo un po' raccontare? Ma Fish Experience è una sezione molto importante di un evento molto più grande che ritorna a Mola, che gustiamo le Sagre del Polpo, in particolar modo grazie alla collaborazione con il GAL Sud-Est Barese e grazie alle attività che svolgeremo con Fish Experience potremo approfondire dei temi che ci stanno a cuore, che riguardano la cultura del mare, che riguardano l'enogastronomia, che riguardano anche i bimbi, perché ci sono molte attività anche per i bambini, ma che riguardano come unico comune denominatore il rapporto fra la città e il mare. Si valorizza questa esperienza con il GAL Sud-Est Barese e noi siamo molto contenti di questo. Quindi un evento legato soprattutto al territorio. Assolutamente, abbiamo la necessità di ripartire e di valorizzare il nostro territorio che tra l'altro sta vivendo dei momenti di crisi, penso ad esempio a quella la crisi che stanno vivendo in particolar modo i pescatori e le marinerie pugliesi, quindi anche quella di Mola, quindi a maggior ragione un evento che serve a valorizzare il lavoro quotidiano dei nostri pescatori. Grazie mille. Grazie a voi. È una tappa molto importante per noi, questo appunto è il terzo anno che il GAL si impegna a finanziare, a organizzare questa Fish Experience. E in realtà si tratta di una serie di eventi che si svolgeranno per la durata di 4 giorni, dal 28 luglio al 31 luglio, e sono eventi organizzati nell'ambito della festa Gustiamola e la festa del polpo che viene organizzata dal comune di Mola. Approfittando proprio del crescente interesse che queste manifestazioni sul territorio stanno creando, il GAL, che ha tra le proprie finalità principali quella anche di svolgere attività di promozione del territorio, di piccole attività culturali a favore dei giovani, eccetera, ha ritenuto giusto, ma ce l'avevamo nel nostro PAL già da diversi anni, questo programma di attività culturali, se vogliamo, ha ritenuto opportuno quindi organizzare anche quest'anno, appunto per la terza volta, il Fish Experience, che consiste sostanzialmente in una serie di eventi a favore di giovani, di ragazzi, per far conoscere il mare, la costa, i prodotti del mare e il valore di questi prodotti. Perché poi
noi riteniamo che la Puglia in generale ha tantissime risorse ed è giusto farle conoscere nel modo migliore possibile. Quindi il GAL Sud-Est Barese con molto entusiasmo si è lanciato nell'organizzazione di questo evento. Grazie mille. Grazie a voi.